Vola Volontari Lametini ha come scopo quello di supportare moralmente e psicologicamente gli ammalati ospedalizzati, sia nella struttura pubblica del Giovanni Paolo II che in quelle sociosanitarie presenti sul territorio comunale. Una costola della vecchia AVO, nel senso che tra i fondatori di Vola ci sono numerosi ex avolini, dalla presidente Maria Grazia Iello al segretario Vincenzo Nicastri, già presidente dell'AVO fino a pochi mesi fa, dopo esserne stato per circa un biennio vicepresidente. E ancora, solo per citarne qualcun altro, i neo vicepresidenti Vola, Rossella Davoli e Gina Cortese, rispettivamente responsabili delle attività all'interno dell'ospedale e delle case di cura. Per noi al centro deve essere il malato con la sua sofferenza e noi nel nostro piccolo cercare di aiutare proprio la persona che in quel momento ha più bisogno rispetto a chi invece sta bene. Molti amano mettersi il camice come quasi un pennacchio, invece bisogna, quel camice rappresenta un'associazione, in questo caso i Volontari Lametini, ma bisogna fare il volontariato con il cuore, avere una serietà verso se stessi e dire voglio realmente fare il volontario, una serietà verso l'associazione, perché poi si tratta sempre comunque di un volontariato organizzato, qualificato e gratuito. Perché capita spesso che molti pensano nel volontariato una possibilità di un lavoro. Siamo un'associazione nuova, quindi cerchiamo, come ha detto già il segretario, di dare questo supporto agli ammalati che è importantissimo. Siamo stati già nell'ambito di un'altra associazione, quindi abbiamo, penso, abbastanza esperienza. E qual è la cosa più bella che vi rimane dopo aver fatto per esempio una giornata di volontariato in ospedale? Non parliamo ora di un reparto in particolare, in generale, qual è l'esperienza più bella che vi rimane poi nel cuore? Allora, sicuramente sarà l'approccio col malato che è importante, quando ti lasciano a volte anche un sorriso, ti raccontano la loro storia, ti raccontano la loro vita comunque, iniziando da quando erano ragazzi, magari c'è un anziano, io ti racconto la storia, ho fatto la guerra, tutte queste cose qua. Quindi questo ci fa uscire da qua, a me personalmente ricca, ecco, perché loro raccontando la loro storia, non che ci medesimiamo, però capiamo tante cose che loro comunque hanno vissuto e anche sofferto. 25 volontari in tutto, al quale se ne aggiungeranno degli altri, che saranno vicini all'ammalato e a chi si trova in condizioni precarie di salute. Questa è la mission, mettere al centro l'ammalato e la sofferenza altrui e cercare di aiutare con un sorriso o un gesto la persona che in quel momento ha più bisogno di aiuto e rispetto della sua condizione. Il volontariato secondo me è qualcosa di estremamente importante per due motivi. Intanto c'è un supporto psicologico, ma anche la visibilità, lo stare in compagnia, una carezza, un sorriso, ecco, valgono mille volte più di tutte le medicine di questo mondo. Il darsi è qualcosa di fondamentale nella vita dell'uomo, perché dare è comodo, che uno dà e poi riceve, ma il darsi senza avere nulla in cambio, secondo me, è la cosa più bella di questo mondo. Molto importante la figura di un volontario che si spende il suo tempo per curare un'altra persona. Sì, anzi, volesse il cielo che ne nascessero di più di queste associazioni, no? Una, due, tre, anche dieci, no? E l'importante è che si metta sempre al centro l'ammalato, no? Quindi anche i suoi bisogni.
non solo al centro, ma all'inizio direi, anche proprio all'origine dell'ispirazione ci deve essere proprio questo desiderio di condivisione, di solidarietà, di aiuto, no? Al centro anche, sempre la figura del malato e poi anche infine, come, proprio come scopo, come fine assoluto. E questo dovrebbe sempre animare la vita associativa. Auguro veramente a questa associazione di fare tanto bene. Se hanno in mente questo aspetto, cioè il malato come origine, centro e fine, sicuramente andranno avanti benissimo. E poi raccomando loro soprattutto l'accordo anche con le istituzioni, con l'autorità, i primari, i medici, gli infermieri, insomma siano sempre a servizio, no? E diano soprattutto testimonianza con loro esempio di questa prossimità al malato, no? Prossimità umana e mi pare però anche in questo caso anche cristiana. Va bene. Lei fa parte di questa associazione, c'era qualcosa che voleva dire in particolare, che cosa? Sì, io volevo dire che noi abbiamo accettato volentieri l'invito a far parte di questa associazione perché, come dicevano i responsabili, la figura principale è l'ammalato e perché nel nostro cuore in effetti risuona la parola del Vangelo di Gesù che dice «Ero malato e mi hai visitato». E quindi con tanto amore che ci rechiamo al letto dell'ammalato per aiutarlo e per dare tanta speranza e tanto aiuto, per quanto sì, amore, per quanto c'è possibile. Anche il Tribunale del Malato presente alla conferenza stampa di presentazione della Vola, perché insomma, la sinergia tra le varie associazioni che poi supportano in qualche modo il lavoro dei medici all'interno dell'ospedale è importantissima. È importantissima, sì. Ecco, noi diciamo come Tribunale del Diritto del Malato il nostro compito è quello di controllare l'effettivo funzionamento del servizio. Questo per quanto riguarda il funzionamento, ma questa associazione è molto ma molto importante perché? Perché il malato sì ha bisogno di medicine e robe varie, ma ha anche bisogno di un supporto morale, di un supporto materiale, perché loro giustamente non è che ogni malato ci può essere un infermiere, loro sostituiscono molte volte l'infermiere a livello morale, perché il malato viene qui perché si vuole salvare la vita, il malato viene qui perché ha paura che l'anima lascia il corpo, chi meglio di loro può dare questo supporto veramente morale, veramente lo tira su per evitare che si va in depressione, per evitare tutte queste cose qua. Noi come infatti siamo veramente orgogliosi di questa associazione, sicuramente lavoreremo insieme, ci incontreremo nei reparti perché vogliamo la qualità. Noi speriamo il migliore che ci sia sul territorio perché il malato ha bisogno di curarsi. Vola non ha bisogno di persone che pensano che dietro un gesto spontaneo ci sia un contributo, il denaro. Chi si avvicina a Vola dovrà farlo con la chiara idea che al centro di tutto c'è l'ammalato e la sua sofferenza. Ritengo che le associazioni possano essere quel coronario di completamento dell'azione che poi fanno molto bene i medici all'interno delle strutture ospedaliere insieme a tutto il personale infermieristico. Il volontariato è quella cosa in più che ti dà la possibilità di completare poi non soltanto la parte diagnostica e terapeutica, ma anche la parte in cui si riesce a dare anche un sorriso al paziente, che poi è quello che aiuta le persone ad avere una capacità psicologica di uscire fuori anche dalle malattie.